violenza chiama violenza, questo sì, dice Vittorio. Posso dare un commento tecnico? Sì. Adesso non voglio entrare nella polemica delle armi, che sia più o meno opportuno che un cittadino comune possa detenerle, ma qua c'è una differenza sostanziale. Queste non erano armi da difesa, sì, ma non è il numero, ma è la qualità. Non sono armi da difesa, per cui uno dice un poveretto che sta dentro casa, arriva, il malintenzionato si deve poter difendere. Queste erano armi da guerra, armi da assalto. Con un'arma normale da difesa non sarebbe mai stato possibile uccidere tante persone da quell'altezza, dal 32esimo piano. Quindi significa, non è soltanto una questione di opportunità di maneggiare le armi, ma il fatto che ci possano essere nel libero commercio delle armi che sono deputate soltanto a scopi bellici. Ma si parla anche di stimmate. Di stimmate, qui. Infatti, la mia riflessione è sempre la stessa. Questi fenomeni potrebbero essere, se si dimostrasse che si tratta di una frode, completamente eliminati, completamente disinnescati, se nel momento in cui arrivano questi annunci, cioè di qualcuno che vanta il fatto che in circostanze singolari, particolari, addirittura abbia delle emissioni, delle fuoriuscite di sangue dalla fronte o le piaghe sul palmo delle mani. Allora, questa è una cosa che uno scienziato è in grado di accreditare o di sconfessare con tutti quanti i mezzi che la scienza mette a disposizione. Quindi staremo parlando veramente del nulla se si prendesse, se ci fosse un protocollo per cui ogni qualvolta c'è il sospetto che qualcuno abbia delle facoltà taumaturgiche, si incaricasse una commissione di scienziati di esaminarlo. Perché se il fedele, che magari può essere suggestionato o può non conoscere tutti quanti i trucchi, tutti gli espedienti a cui si può ricorrere per simulare questi fenomeni, quella testimonianza non ha la stessa forza e la stessa legittimità di invece di uno scienziato che basa su strumenti e su osservazioni oggettive il suo commento. Intanto e la sua il quadro però è sparito, per cui a te lì non possiamo mandarti, perché il quadro lo bisogna farlo prima, Eleonora, non dopo. Una battuta finale, qualunque cosa.